Si consegnano le chiavi a Reggio Condo. Il taglio è effettuato, è cominciato il carnevale di Foiano. Alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d'Italia, è finalmente tornato a colorare le strade del paese della Val di Chiana dopo la lunga pausa a causa Covid, in un mese non certo usuale, quello di giugno. Nonostante il caldo torrido, tante le persone che hanno voluto assistere allo spettacolo dei giganti di cartapesta. Il cantiere degli Azzurri si è presentato quest'anno con il carro dal titolo Inno alla Gioia, un'allegoria di quello che rappresenta la maschera in un mondo omologato e pieno di obblighi nei confronti della società. Il cantiere Bombolo propone invece confronto con l'ombra, l'uomo intrappolato in un labirinto che alla fine avrà un minotauro da sconfiggere, in questo caso lo specchio e il riflesso della realtà, quindi se stessi. Il cantiere dei Nottamboli arriva a questa edizione con l'opera L'ultima speranza contro le catastrofi degli ultimi anni, pandemia compresa. Le nuove generazioni potranno essere appunto la speranza per far rinascere un mondo a colori. I rustici hanno fatto uscire dal cantiere l'arte dell'inganno, l'allegoria dei due anni di pandemia dove ancora una volta la storia si è ripetuta e i facoltosi hanno avuto la meglio sui bisognosi. Il carnevale, come da tradizione, andrà avanti per 3 fine settimana, con la particolarità che l'11 e il 12 di giugno ci sarà un'edizione in notturna. Il 19 la manifestazione si chiuderà con la lettura del verdetto.